Io inizio il 25 luglio con il centro dorso, il pomeriggio, perché le batterie saranno invertite e saranno circa mezzogiorno italiane e niente, ambirò a passare a una semifinale e un'eventuale finale. Di più non dico niente, perché chiaramente sarà a livello altissimo e, sia a livello europeo che fuori Europa, quindi sarà molto tosta. Io ce la metterò tutta e so che ho tanto tifo dalla mia parte, quindi questo mi riempie e mi dà l'adrenalina giusta. Da settembre che ormai sono tesserato a Vissaro Nuoto e è un appoggio grosso, solido, che mi dà tanto aiuto e soprattutto anche nella parte pandemica è stata una parte fondamentale questa interazione tra noi e Pesaro e quindi si è riusciti a dare una continuità nella preparazione ottima e che secondo me darà i suoi frutti, speriamo che riesca a dare il meglio di me e Pesaro mi è stata vicino tanto, quindi le devo tanto. Progetto e collaborazione che proseguirà anche dopo Tokyo in ottica 2024 e non solo. Sì, esatto, 2024 ci arriveremo a Parigi e speriamo di beccare la terza Olimpiade lì e adesso ci concentriamo tanto sulla seconda, ma l'occhio anche lì sulla terza e io ho questa opportunità che mi si è presentata l'anno scorso e per me è soltanto che è un piacere, quindi nasce questa strada fino al 2024 e poi si vedrà, però sono sicuro che rimarremo insieme fino al 2024. Le emozioni sono tante perché è un evento storico avere un atleta Vissauro alle Olimpiadi e ripeto 1924 Gianni Patrignani, 1960 Angelo Romani, quindi siamo arrivati al 2021 e è veramente emozionante. Quindi soprattutto c'è anche la speranza di poter festeggiare i 100 anni della Vissauro alle Olimpiadi nel 2024 con le Olimpiadi di Parigi, sempre con Simone che è atleta vicino di casa, diciamo, di Riccione, nativo di Riccione, però ha scelto la nostra società come riferimento e detto da lui come una grande famiglia a cui appoggiarsi. È stato veramente un anno faticoso dal punto di vista sia amministrativo che tecnico. Tecnico abbiamo dovuto cambiare le nostre abitudini, anziché nuotare in vasca da 50 abbiamo nuotato in vasca da 25 con orari diversificati, diminuiti, con atleti che non gareggiavano per motivi Covid, però a questo punto lo possiamo dire di averlo superato, speriamo anche per il prossimo anno, e stiamo concludendo la stagione in maniera molto positiva e con ottimi risultati.